che odia i magistrati, li insulta, cerca di dribblare, tra virgolette, i processi con leggi ad personam che hanno costellato gli ultimi anni della nostra storia, non soltanto giudiziaria. È come affidare la riforma del catechismo a un mangiapreti miscredente, ecco. C'è qualcosa che stride, è come se a guardia del pollaio mettessimo una volpe. Sono battute, ma per dare il quadro di una situazione che davvero vede delle stranezze, delle singolarità sulle quali anche bisogna riflettere. E tuttavia speranza, motivi di speranza ce ne sono. Non è più propaganda elettorale che un magistrato forse non può fare o deve fare soltanto con molte cautele e moltissima prudenza. Si tratta di ragionare sui risultati del referendum. C'è un referendum, quello sul legittimo impedimento, che tutti hanno letto come rifiuto da parte della stragrandissima maggioranza del popolo italiano nei confronti della tecnica delle leggi ad personam. Basta con questo scempio delle regole generali, basta con questo prevalente. Leggi che invece di essere dettati per tutti in vista dell'interesse generale di tutti hanno come punto di riferimento soltanto o prevalentemente l'interesse di qualcuno, dimenticando che in tutte le costituzioni moderne, la nostra come ogni altra, la legge è uguale per tutti e non c'è consenso, anche fortissimo, anche enorme, anche eccezionale, che possa sottrarre chi ha fortuna sua, abilità sua, conseguito tutto questo consenso, al dovere elementare di assoggettare anche se medesimo, come tutti gli altri cittadini, alla legge. Non è una riforma epocale della giustizia, lo ha detto Armando, è una riforma dei giudici. Tagliare le unghie ai giudici, impedire che i giudici possano esercitare il controllo di legalità anche nei confronti di chi può e conta, anche nei confronti delle deviazioni, eventuali deviazioni, ipotetiche deviazioni, nell'ipotesi d'accusa deviazioni, dei poteri politici, economici e via seguitando. Ma, lo ha ricordato en passant, voglio tornare un attimo su questi punti per chiudere, accanto alla cosiddetta riforma epocale della giustizia, che essendo riforma costituzionale, ai suoi tempi, alle sue maggioranze e via seguitando, continuano ad essere in cantiere, ogni tanto vengono ripescate, adesso sentiamo dire che dovranno essere calendarizzate al più presto e approvate conseguentemente in maniera altrettanto rapida, altre riforme di diritto ordinario, per così dire, leggi ordinarie, e sono il processo breve, il processo lungo e le intercettazioni. Il processo breve, l'avrete sentito molte volte, lasciatemelo ripetere questa sera, è una formula furba, intelligente, molto scaltra, ma è una specie di trucco verbale, perché non abbrevia un bel niente, stabilisce dei termini tassativi senza preoccuparsi assolutamente per niente se possano o non possano essere rispettati. E se il processo non finisce entro questi termini stabiliti un po' a capocchia, il processo muore. E buonanotte ai suonatori, che sono cittadini in cerca di giustizia, soprattutto le persone offese. Guardate, per intendersi, per non fare discorsi troppo complicati o tecnici, è come se a un treno venisse imposto di arrivare alla stazione entro un certo orario che quel treno non può rispettare perché i chilometri sono troppi, perché le rotaie non funzionano, perché la locomotiva è asfittica e via seguitando. Ma se il treno non arriva perché non può arrivare alla stazione entro l'orario stabilito, lo fermiamo a metà della campagna, i viaggiatori scendono perché la corsa è finita, è morta lì, ecco. È una riforma assolutamente priva di buon senso, di logica, e tuttavia viene presentata come processo breve, come soluzione dei mali della nostra giustizia, che sono soprattutto la durata interminabile dei processi. Ma nello stesso tempo in cantiere c'è anche il processo lungo. Chi non ha mai sentito parlare di queste cose in questo momento starà dicendo tra le sei: ma siete scemi voi, cosa vi volete far credere? Che mentre si parla di un processo breve, nello stesso tempo si vuol fare un processo lungo? Avranno almeno scelto una cosa o l'altra, non possono fare contemporaneamente, avere in cantiere contemporaneamente le due cose, invece è così.
Cosa significa processo lungo? Semplicemente questo. Oggi, quando si va al dibattimento, al giudizio pubblico, accusa e difesa presentano delle liste testi. Il presidente del tribunale, il collegio giudicante, il magistrato giudicante, ha il potere e dovere di sfoltire queste liste. Questo sì, questo no, perché no? Perché è inutile, perché è superfluo, perché fa perdere tempo. Se passa questa riforma, ecco perché si chiama processo lungo, le liste presentate dalle parti, in particolare dai difensori, dovranno essere accettate in toto dal magistrato giudicante, senza di fatto sostanzialmente più nessuna possibilità di eliminare i testimoni inutili, i testimoni superflui, i testimoni ripetitivi. Un esempio per capirci, paradossale finché volete, ma il paradosso serve a spiegare le cose. Rissa in uno stadio di calcio, io difensore posso citare i 10.000 spettatori presenti e li posso identificare oggi con la tessera del tifoso, e il magistrato giudicante me li deve sentire tutti. Ecco il processo lungo, cioè il processo che non finisce mai. E se ci pensate un attimo vedrete che il processo breve serve per indirizzare la riforma verso certi processi, il processo lungo serve per indirizzarli verso altri, ma ci sono sempre dei processi che riguardano certi particolari soggetti che da una riforma in un modo o nell'altro sono interessati. E poi le intercettazioni sono fondamentali, decisive per la tutela della sicurezza dei cittadini. La sicurezza è un valore fondamentale, un valore primario. Guai a non mettere in campo tutto il possibile per assicurarla al massimo livello. Ci sono forze politiche importanti nel nostro paese che sul tema della sicurezza hanno costruito le loro fortune elettorali e non soltanto elettorali. Parlano di sicurezza un giorno sì e l'altro anche. Tolleranza zero. Ma poi quando si tratta del vero argine, del muro di cemento armato, tutela la sicurezza dei cittadini, le intercettazioni improvvisamente cambiano idea. Le intercettazioni non servono più per la sicurezza, anzi le intercettazioni possono essere prese a piccolate e della sicurezza non ci si preoccupa più. A tutto concedere, incoerenza assoluta, schizofrenia quasi, tolleranza zero per la sicurezza quando si tratta di parlare di certi argomenti, non più problemi di sicurezza quando si tratta di parlare di intercettazioni. Se cambia la riforma delle intercettazioni secondo i programmi che anche questa volta sono in cantiere, per dirla subito tutta, calcoli approssimativi che abbiamo fatto in tutte le procure, ma semmai sono sbagliati per difetto, se oggi si trovano 100 assassini, rapinatori, stupratori, pedofili, trafficanti di droga, sfruttatori di donne, corruttori, usurai, concussori, bancarottieri e via seguitando, domani se ne troveranno, se va bene, 50 di assassini, stupratori, pedofili e via seguitando. Questo vuol dire che la sicurezza dei cittadini sarà abbattuta, ridotta del 50%. Ma conviene tutto questo soltanto perché si vogliono proteggere i segreti pubblici o privati di qualcuno, compresi quelli di consorterie? Poi si vedrà, l'ho detto Adriano Sansa, come finiscono i processi, che potrebbero essere molto pericolose per il regolare funzionamento della cosa pubblica, come P2, P3, P4, P5, P6, quel che è. Conviene o non conviene questo? Guardate, toccare le intercettazioni è un po' come toccare le radiografie. Supponete che qualcuno vada all'ordine dei medici e dica: ci sono le radiografie che consentono di scoprire le malattie in profondo, sotto la cute, sotto la pelle. Beh, scordatevele, perché? Perché sono invasive, possono scoprire troppi segreti. Se mai succedesse una cosa del genere, ci ribelleremo tutti. Ci sarebbe una rivolta di popolo nel nostro paese che travolgerebbe ogni cosa. Beh, con le intercettazioni succede la stessa cosa, perché le intercettazioni sono radiografie giudiziarie. Consentono di scoprire come stanno le cose sotto la superficie, sotto l'epidermi. Con questa riforma sostanzialmente qualcuno va da poliziotti, carabinieri e magistrati a dire: avete le intercettazioni? Scordatevele. Perché? Perché sono troppo invasive. E allora accontentatevi delle confidenze, accontentatevi di qualche soffiata come avveniva qualche tempo fa. La riduzione delle radiografie sanitarie metterebbe a rischio, terribilmente a rischio, la sicurezza sanitaria, la salute,
La riduzione delle intercettazioni metterebbe a rischio, radiografie giudiziarie, mette a rischio la sicurezza sociale dei cittadini, solo che in un caso ci ribelleremmo subito, nell'altro caso siamo cloroformizzati, ce ne stiamo buoni. Guardate che ce ne stiamo buoni quando si sta scavando sotto il muro che difende la nostra sicurezza. Questo sta accadendo nel nostro paese. E può non accadere, perché le controspinte, gli antidoti, l'attenzione della gente, per fortuna secondo me sono in crescita, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Ci sono tanti giovani che vogliono vivere radicalmente il loro presente per preparare, attraverso questo presente vissuto radicalmente, un futuro migliore. Giovani che sono capaci di rifiutare i compromessi, le ambiguità, gli opportunismi, i conformismi, le seduzioni anche di tanti messaggi televisivi così capaci di penetrare nelle nostre case, nelle nostre teste, nei nostri cervelli, nei nostri cuori. Giovani coraggiosi che vogliono creare una comunità nuova stando insieme, lavorando insieme, ripartendo dalla Costituzione. Questo è un grande motivo di speranza e non è un caso che questi giovani, organizzati in vari modi, li troviamo sempre sul versante giusto, proprio per quanto riguarda riforma della giustizia, per quanto riguarda intercettazioni, per quanto riguarda riforme processuali che vanno in direzioni tutt'affatto diverse da quelle che certi slogan vogliono farci credere. Giovani che non si lasciano ingannare dalla propaganda televisiva, per quanto a reti unificate possa essere. Sta crescendo questa categoria di persone, soprattutto nei giovani. Ecco, un grande motivo di speranza, obiettivo non soltanto illusorio, secondo me è questo, fortemente questo.